Arezzo ha un cuore grande, si può dire così? Sì, l'ha sempre avuto e in tutte le volte che mi ci sono ritrovato nel mezzo, non solo da sindaco, anche prima, hanno dimostrato i nostri concittadini che hanno il cuore grande. Coperte, abiti, alimenti non deperibili, medicinali, prodotti per bambini e per l'igiene personale. In tutto poco più di 19 tonnellate. Questo il contenuto del primo carico raccolto dalla Caritas diocesana partito da Arezzo e destinato alla diocesi di Drohicen in Polonia, che in questi giorni sta accogliendo centinaia di persone, in gran parte donne, anziani e bambini. Grazie a Arezzini, perché siamo in condizione che una settimana di questi tir così grossi ne abbiamo in programma per almeno un paio di mesi, sicché c'è tanta roba che la gente ha dato. Quando sono cose serie gli aretini rispondono. A bordo del camion anche Don Fabrizio Vantini, vicario della diocesi, e Don Andrea, parroco ad Arezzo, ma originario proprio della località dell'Est Europa. Il comune di Arezzo, infine, alla luce delle numerose chiamate ricevute da parte di cittadini che desiderano dare il proprio contributo nelle maniere più diverse alla gestione dell'emergenza ucraina, ha attivato l'email temporanea arezzoperucraina@gmail.com. Sì, devo dire, e mi piace dirlo proprio in questa occasione, che sta partendo un carico importante a cui ne faranno seguito altri tutte le settimane, che bisogna seguire i percorsi ufficiali. Questo è un percorso che la Caritas è in grado di tracciare fino al confine polacco. I beni vengono consegnati alla Caritas di una certa città polacca, della Polonia, e da lì traversano il confine, vengono sempre istradati attraverso un circuito ufficiale che è quello della Caritas ucraina. Stessa cosa dicasi per le persone che vengono da noi e che hanno bisogno di essere ricoverate, di essere ospitate. C'è tanta volontà da parte dei cittadini, delle associazioni di ospitare, ma in realtà tutto deve passare attraverso le fila dell'organizzazione che ha tessuto la prefettura. Noi siamo, come dire, a disposizione e siamo già attivi per avere dei percorsi, per avere dei luoghi dove poter ospitare gli eventuali profughi, anzi i profughi che già ci sono, ma in realtà tutto passa attraverso il coordinamento della prefettura. Questo è bene dirlo, perché non si può partire, diciamo così, in maniera estemporanea.